Nell'Alghero TG Express di oggi, Alghero in corsa per diventare città creativa UNESCO. Nuova seconda convocazione del Consiglio Comunale ed è ancora polemica. Da ottobre cambia la frequenza di raccolta rifiuti per le utenze domestico-commerciali della città. Dalla Regione 2 milioni per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore pesca. L'algherese Michele Fois, nuovo campione regionale di tennis di doppio maschile. Sigla e poi iniziamo con l'Alghero TG Express. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con informazione di Alghero Channel. Alghero è stata inserita tra le città che ambiscono a diventare città creative UNESCO. Superato lo step più difficile con decine di concorrenti e incassato il placet della Commissione UNESCO italiana, il dossier è ora alla fase finale a Parigi. Le designazioni, tre per l'Italia, verranno annunciate venerdì 3 novembre. Per l'artigianato e l'arte popolare con Alghero partecipano Carrara, Genova, Pesaro per la musica, Milano per la letteratura e Alba per la gastronomia. Nuova convocazione del Consiglio Comunale di Alghero e nuove polemiche tra i banchi della politica locale. Ancora una volta il Presidente del Consiglio, Matteo Tedde, ha convocato la massima assise cittadina in seconda convocazione, quando basterà un terzo dei consiglieri perché la seduta sia valida. Sabato alle 9, prima convocazione, lunedì alle 18, la seconda. Vedremo come andrà. Con l'inizio di ottobre cambia la frequenza di raccolta rifiuti per tutte le utenze non domestiche e commerciali della città di Alghero. Fino al mese di maggio compreso, le diverse frazioni seguiranno un calendario ben preciso che potete leggere sul sito dell'ente. Su proposta dell'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria, la giunta regionale ha deliberato la costituzione di un fondo di garanzia da 2 milioni di euro per favorire interventi funzionali per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le somme stanziate saranno erogate nel rispetto delle normative comunitarie che regolano gli aiuti in de minimis del comparto. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo qui in diretta dal mercatino del mercoledì. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. E chiudiamo con lo sport. Michele Fois si è laureato campione regionale di tennis in doppio maschile. In coppia con Gabriele Paolini ha battuto 1-6, 7-5, 10-5, Gino Asada e Leonardo Mazzucchelli. Nel singolare il giovane algherese è stato stoppato in semifinale in 3 set da Manuel Mazzella. E per oggi è tutto. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!